Buonasera. Buonasera a tutti. Buona domenica. Oggi siamo qui con il consueto appuntamento live domenichina delle 18 per discutere insieme su un fenomeno molto chiacchierato delle ultime settimane. Io ho lasciato trascorrere un po' di tempo per farmi un'idea. Ma direi che siamo pronti per parlarne, tanto queste sono appunto le chiacchiere della domenica, fate finta che qui ci sia un bar e non una baraonda come invece c'è perché sto cambiando tante cose in casa quindi vedrete un po' di caos eh, e appunto discutiamone come se fossimo eh, al bar. Eh, chiacchiere qualunque, diciamo sulla classifica dei 100 classici di nuova generazione di Feltrinelli. Che fra poco vi metterò in condivisione schermo in modo che possiate anche vederli e non soltanto ascoltarli. Eh, ovviamente le premesse ci saranno tutte perché da Brava. Paracula quale sono, le farò tutte, ovvero eh, siamo qui semplicemente per dare la nostra opinione. So benissimo: anzi, parlo al plurale così come il magotelma. Sappiamo benissimo che queste classifiche sono fatte per gioco, cioè non c'è nessun intento letterario particolarmente ambizioso. ecco, eh, Tant'è vero che, secondo me, e anche a detta di molti, si tratta più che altro, come ho già detto su Instagram. Ma eh, settimane fa, ormai, quando sono usciti, effettivamente, quindi l'11 aprile più o meno. Eh, si tratta di un tentativo di fare un'operazione, un un'iniziativa che possa dare un nuovo smalto a sezioni morte, permettetemi il termine, delle librerie Feltrinelli, perché anche se questa è un'iniziativa di Feltrinelli editore, in realtà è chiaro che si tratta della scelta eh, di, dei librai della Feltrinelli, quindi è un, un, una necessità commerciale. La necessità eh, di appunto vendere altri libri che non siano solo le novità, quindi fare qualcosa che sia più un'operazione di catalogo che eh, dà un ogni tanto sentirete <ride> martellare, eh, che dà un po' di. Ehm... Respiro che dà spazio a tutte le case editrici, infatti, se vedete, ogni case editrice ha il suo contentino perché Feltrinelli oltre che editore è anche libraio e distributore. Quindi, scusate, ma oggi, eh, a quanto pare, la domenica si picchia. Adesso bussa al vicino. Belli quei tulipani, sono finti. Ecco, nel frattempo che c'è sto casino, facciamo un po' di chiacchiere da bar. Saluto tutta la chat. Era un sacco che non riuscivo a partecipare alle live. Bentornata fra... Ciao a tutti, come al solito, immagino che si vede e si senta, visto che sto parlando da un quarto d'ora da sola, ma spero di sì. Allora, dicevamo, è un'iniziativa quindi commerciale, ok? Tra l'altro poi, anche se fosse stata di altro tipo, anche se fosse stata di altra natura... 100 classici, è impossibile stilare una lista così piccola e allo stesso tempo così ampia, eh, visto che non, non ci sono confini geografici, non ci sono confini culturali, c'è un fritto misto fra nazionalità diverse, generi diversi, addirittura c'è anche, cioè c'è un mischione fra fiction, non fiction, fumetti, saggistica, raccolte di poesie, raccolte di racconti, cioè ma come si fa a estrapolare una lista di 100 titoli? Secondo me è una missione che già di partenza parte per non essere nient'altro che il tentativo di mettere in libreria un bello scaffale con titoli un po' diversi dal solito e ovviamente c'è anche l'esigenza delle case editrici di vendere magari dei titoli su cui hanno investito molto, su cui hanno messo molti soldi e che magari non stanno vendendo abbastanza. Quindi è un piccolo push e poi piccolo si fa per dire, considerando quante librerie filtrinali ci sono in Italia, quindi tanti punti vendita che spingono su quel determinato titolo, non è banale. Ecco, quindi è un'iniziativa totalmente commerciale, lo sappiamo, questa è la premessa. Detto ciò, secondo me poteva essere comunque fatta meglio. Perché, per quanto tu possa fare un'iniziativa di marketing pura, che chapeau, come direbbe Antonio Cassano, cioè chapeau, eh, che, che vuoi vendere dei libri e vuoi fare un'operazione anche un po'. Che sai essere social perché innesca discussione, innesca anche il commento, innesca mh, in generale l'interesse perché ogni volta che si sente dire la parola classici le persone comunque si, si sentono coinvolte, si attivano, cioè ci sta alla grande, anzi ripeto: chapeau che eh, fai qualcosa per vendere i libri, quindi per carità, lungi da me lamentarmi. Però, ecco, secondo me alcune eh, scelte sono veramente incomprensibili e soprattutto ci sono delle mancanze eclatanti di cui eh, fra poco discuteremo. E io mi sento di mettere in evidenza questo commento di Luigi, poteva essere fatto meglio come stile di vita, questo sempre e comunque. Eh, questo è il, nostro, <ride> è il nostro motto di vita. Eh, pare siano 99, forse la centesima casella è lasciata a ciascuno di noi, sì, ci sta. Mm, ci sta assolutamente. Uh, effettivamente uh, non ce l'avevo fatto caso, devo dire la verità. Che siano 99, anche perché dopo un po'. Ammetto di essermi un po' rotta le balle, eh, ma adesso vedrete perché io tanti titoli non li conoscevo, non so voi perché magari sono io ignorante, però è strano che mh, dire, io non ho letto tutti i libri del mondo e sono sicuramente eh, in grandissime, cioè in una situazione anche di imbarazzo in certi casi perché di alcune nazionalità, di alcuni paesi non ho letto assolutamente niente, poi lo sapete che io sono un amante dei classici classici. Cioè i classici dell'Ottocento degli autori morti, quindi eh, è chiaro che la letteratura contemporanea spesso io, io, mi, io mi trovo in una situazione veramente di ignoranza, ce cioè lo ammetto, anche per la letteratura italiana contemporanea. Quindi io mh, faccio ammissione di colpa, è vero che tanti titoli non li conosco perché non li ho letti, ma alcuni sono veramente, secondo me, sconosciuti. Però di, mi direte voi, adesso lo vediamo insieme, lo commentiamo insieme. Allora, un attimo che mi metto il layout personalizzato, se lo ritrovo. Eccolo qua. Ok, così è meglio perché mi vedete comunque in dimensioni decenti e allo stesso tempo vediamo anche la classifica. Allora, innanzitutto, ragazzi... Potevano farlo un po' più carino, questo elenco puntato, eh? cioè è un po' così, lascia un po' a desiderare, secondo me. Eh, potevano farlo un po' più carino e soprattutto ci sono tutte le date delle edizioni e non della, pubblica della prima pubblicazione. Questa cosa mi lascia basita perché mh, non, non è correttissimo dal punto di vista editoriale, cioè io capisco che tu punti a commercializzare l'ultima edizione, però eh, non è che, eh, cioè, ci sono delle cose, per cioè, esempio Genila Matta dovrebbe essere inquadrato, vediamo se voi lo vedete, sì, ok. È, è un libro uscito negli anni 70, cioè e qua dice 2022, <ride> no, <ride> assolutamente no, cioè è un po' fuorviante, ecco. E poi a proposito di... A proposito di missioni e di fritti misti, io non ho capito la temporalità di questa classifica perché eh, appunto ci sono libri vecchissimi che non è che siccome sono stati pubblicati nel 2022 improvvisamente ridiventano eh, attuali, cioè eh, non è esattamente giusta come classificazione perché va bene che sono riediti o addirittura pubblicati per la prima volta in Italia adesso, però... Cioè, sempre in quell'epoca sono stati scritti, non è che cambia la cronologia. E altra cosa è che appunto va per edizione e non per autorialità, e questo crea molta difficoltà nella, nella scelta, nella selezione, perché vi renderete conto che non giocano ad armi pari autori che hanno scritto nella seconda guerra mondiale. Cioè, ho visto a un certo punto mi è venuto un coccolone perché ho visto Enz Fallada eh, con ognuno muore solo. Et toi Scusatemi, ma questo autore è un autore tedesco, per chi non lo conoscesse, io ho studiato letteratura tedesca, ha detto, ma scusa, ma questo è morto nel 1945, tipo, cioè, è morto nel 1945, durante, cioè subito dopo, credo, la seconda guerra mondiale. Cioè, ma che ci fa questo con, che poi tra l'altro è già un classico della letteratura, non capisco perché, perché Fallada dovrebbe essere un classico di nuova generazione quando è un autore del Novecento, cioè c'è veramente una, gra una grande confusione. E, e appunto non capisco perché ci sono, ci sono questi sbalzi tra letteratura di prima Novecento e poi ci sono libri usciti quest'anno. Cioè c'è il libro di Rosella Postorino che è uscito quest'anno, che io dico, ora tutto il rispetto, ma è un po' presto, no? Per dire che sarà un classico di nuova generazione, quando poi, se proprio c'è un titolo di Rosella Postorino che io avrei messo, proprio se dobbiamo metterla, è le assaggiatrici, cioè che già almeno ha un, una buona base, no? Di lettori. Anche perché, e qua veniamo al punto cruciale, cioè, eh, volendo prendere la definizione più ampia possibile di classico, il classico è un libro che sopravvive al passato, quindi è un, un, un libro che arriva al futuro, un libro indimenticabile, un libro che riesce a sopravvivere, a resistere a, a, al, al potere logorante del tempo. Cioè, al, al di là del valore letterario. Quindi, a, a, ripeto, al di là del valore letterario si tratta di libri che devono essere comunque popolari. Cioè, si tratta di libri che comunque la gente deve conoscere perché appunto altrimenti non si parlerebbe di classici. E, e devono avere, secondo me, già una buona base di lettori. Perché è vero che a volte riscopriamo libri sconosciuti che poi diventano famosissimi, tipo Stoner, ma in questo elenco mi sembra che ci sia anche... Ci siano anche dei fenomeni editoriali di questo tipo, tipo Aruf, Kent Aruf. Ok, è vero che a volte succede questo, che riscopriamo autori sconosciuti, libri del passato e sono fenomeni non, non precisamente prevedibili, però è anche vero che se stai stilando una lista di questo tipo ti devi basare in qualche modo su dei dati commerciali di vendita, perché è più probabile che sopravviva un libro che è già amato adesso da qui a 10 anni, da qui a 20 anni, da qui a 30 anni, perché in, negli altri casi si tratta di un caso su un milione che sopravvive. Comunque uh, andiamo a leggere un attimo i vostri commenti e poi iniziamo così, la commentiamo insieme proprio titolo per titolo. Comunque, le criticità più o meno sono queste: il fatto che la temporalità e la cronologia sono un po' a caso, e quindi non ci sono dei criteri così stringenti, non si capisce qual è il limite temporale che ci sono dati. Eh, seconda secondariamente, eh, il fatto che ci siano più generi, ma non solo più generi, ma proprio. Categorie diverse, cioè la poesia non può stare con, la, con i fumetti, i fumetti non possono stare con la fiction, eccetera, eccetera. Adesso, se volete, spiego anche per quale motivo, man mano che eh, scorriamo i titoli. E l'ultima è che eh, anche il numero 100, naturalmente, è un numero assolutamente simbolico, ma il fatto che ci siano così tante nazionalità già lo rende estremamente complicato e problematico. A quel punto secondo me era meglio fare una cosa tipo letteratura europea o letteratura occidentale, una cosa del genere. Perché così è un po' arrogantella, no? C'è Come... <ride> cioè, un, un approccio un po' arrogante secondo me, perché che cosa ne sappiamo noi? Anche perché così risulta super sbilanciata, cioè, che senso ha mettere 200 titoli, cioè, scusatemi, 90 titoli di letteratura occidentale e poi 10 di letterature altre? Scusate, ma così non ha senso. Allora a quel punto le escludi a priori perché c'è troppo sbilanciamento. Vabbè, ma iniziamo, iniziamo. Alcuni vostri commenti non si possono dire ad alta voce, naturalmente, non mi aspettavo di, di, di meglio da voi. Ho visto la lista, hanno praticamente creato un mischione che permettesse a qualsiasi tipo di cliente della libreria di trovare qualcosa da comprare. Che attenzione! Ci sta! Perché vi dico la verità, eh, il fatto di aver creato questa classifica per vendere i libri, ci sta, è una cosa assolutamente legittima anche per scoprire degli autori diversi, nuovi. Ok, perfetto, ma non chiamarla i classici del futuro. Cioè, chiamala tipo i 100 titoli dei libri Feltrinelli sconosciuti, perché anche quello poteva essere una cosa di marketing, no? Tipo i 100 libri più sottovalutati della storia. cioè Fai qualcos'altro, do delle idee così gratis, do delle idee alle libri Feltrinelli, magari mi, mi approvano. Però un risultato lo hanno ottenuto, se ne parla tantissimo. Infatti, e qua volevo arrivare un attimo alla conclusione, così poi iniziamo finalmente perché mi sto dilungando, sono già 18 minuti che parlo. Eh, in realtà, ripeto, a livello commerciale sono stati bravissimi perché questa è un'operazione di marketing. Come marketing vi dirò che hanno fatto bene perché, per quanto ci siano delle criticità, in realtà però all'interno della classifica ci sono anche tanti autori giganteschi, per cui non è che hanno cannato completamente, no, si poteva fare meglio, ma per il resto ci sta come classifica, assolutamente una bella iniziativa e il fatto di averla convertita immediatamente all'interno delle librerie, infatti se entrate nelle librerie feltrinelli vedete questa specie di scaffale gigante dove appunto ci sono queste proposte, è un'ottima idea, poteva essere fatta meglio, ripetiamo, come stile di vita, come motto, come leitmotiv, però... Se ne parla, si sta commentando e poi trovo veramente bello il fatto che adesso stanno uscendo tutte le controclassifiche delle persone sui social, cioè eh, ancora più bello perché in questo modo tu non solo potenzi il messaggio della classifica e quindi quegli autori, dai rilevanza e visibilità a quegli autori eh, che magari non tutti conoscono, ma allo stesso tempo i social ti aiutano a scoprirne anche di nuovi, ognuno può dire la sua e si crea questo circolo. Che vi dirò, non è male, non è male. Quindi, <ride> ancora una volta, come direbbe Antonio Cassano, chapeau. Benissimo, eh, iniziamo mh, subito. Eh, so che non la vedete enorme la classifica, però voglio dire, più di così non riesco a zoomare. Eh, Fatto sta che trovate la lista appunto su Mare Mosso, il magazine della Feltrinelli, oggi gesticolo moltissimo, forse facciamo anche un ballesto TikTok, vediamo. Eh, trovate la lista, basta digitare 100 classici di nuova generazione eh, su Google e, ed è la prima, il primo risultato. Eh, quindi, eh, se, se non riuscite a seguire via schermo, io lo faccio solo per avere un supporto. Eh, andate pure, mh, fai da te sul vostro smartphone. Allora, primo titolo. Never let me go di caso Ishiguro. E qua devo fare un'ulteriore parentesi, scusatemi, perché hanno messo delle edizioni in inglese, semplicemente perché alla feltrina lì vendono i libri in lingua, quindi pompiamo anche qualche titolo in inglese, punto. Cioè questo è il motivo perché non c'è nessun motivo di mettere Ishiguro. Tra l'altro poi Ishiguro, eh, che, che è tradotto, cioè nel senso... A Mille, cu mille cure da parte di Einaudi non è che è un autore trascurato quindi figuriamoci se, ci sono, se ci sono problemi a reperire le edizioni di Einaudi quindi così a caso è stato messo Faber Faber eh, l'edizione del 2010 di Never Let Me Go eh, vabbè Shiguro ci sta alla grande anzi devo dirvi la verità prima ancora di aprire la classifica era esattamente uno di quegli autori eh, che avrei messo e che ti viene in mente per questo tipo di classifica perché non solo è premio Nobel per la letteratura, oltre che è un coricione che ho avuto la fortuna pazzesca di intervistare, eh, ma è anche popolare. Ovviamente non popolarissimo come altri scrittori tipo Stephen King, però ha il suo pubblico, vende bene, ed è eh, un, grande, un grande autore contemporaneo. Il sicuro ho comprato oggi la nuova Mondadori in Duomo a Milano. Ci sta, perché tra l'altro appunto, come avete visto, è un, è un autore anche molto ricercato. E, e poi, vabbè, non c'è bisogno di presentarlo perché è un premio Nobel, punto. È un premio Nobel per la letteratura. Cioè, eh, come sognano gli scrittori di essere presentati? Eh, il premio Nobel per la letteratura a caso Shigur. così. Cioè, c'è bisogno di commentare? No. Tra l'altro, ottima scelta Never Let Me Go perché lui ha scritto anche dei libri brutti come Il Gigante Sepolto, quindi ottimo che hanno messo Never Let Me Go. Anche quel che resta del giorno è bellissimo. Eh, oltre che... Mh, Oltre che eh, notturni, però vabbè, ha scritto anche Clara il Sole: insomma, non mancano i titoli di Shiguro, però il suo più bello, secondo me, è Never Let Me Go. Poi la casa del sonno di Jonathan Coe anche qui edizione in inglese: <ride> in realtà è un tascabile Feltrinelli tra i più venduti, cioè tra i più distribuiti quantomeno. Jonathan Coe è uno scrittore inglese, un altro, eh, perché anche Ishiguro, cioè vabbè Ishiguro di origine giapponese, però in realtà è considerato uno scrittore britannico, e, e Jonathan Coe, idem, mi sembra che sia di Birmingham, se non sbaglio. Eh, allora, io ho letto La casa del sonno e vi dirò, è un romanzo con un'idea molto buona, lui è uno scrittore abbastanza originale nelle trame, nello sviluppo meno. Molto meno. Io per me è uno scrittore abbastanza ordinario, ecco, a me non, non ha mai entusiasmato, lo dimostra il fatto che comunque sono passati tanti anni dalla mia lettura della Casa del Sonno e mi ricordo soltanto l'idea che era quella di ambientare eh, una serie di storie, Mh, quindi i personaggi col collegati fra loro dal fatto che tutti albergavano in questa clinica del sonno e tutti soffrissero di disturbi del sonno, cioè questa era l'unica cosa il <ride> punto forte del libro piuttosto, forse è più riuscito la famiglia Winshaw, ma io con Jonathan Coe ho veramente litigato perché non mi ha mai detto nulla di particolare, anzi, l'ho trovato sempre un po' pretenziosetto e mh, io non ce l'avrei messo, ecco. Però a dispetto di altre scelte che ha fatto eh, Feltrinelli, questa posso ancora comprenderla perché effettivamente Jonathan Coe è un autore popolare, almeno questo lo riconosco, per cui ci sta. Poi, Giorni Selvaggi e una vita sulle onde. Ragazzi, ma <ride> voi avete mai sentito parlare di questo libro? Allora, è vero che è Premio Pulitzer 2016, ma non per la fiction. Ok? Cioè questo è un memoir, un'autobiografia, come volete, da parte di un autore che fa il giornalista, corrispondente per il New Yorker e parla della sua vita eh, facendo surf, che tra parentesi è già uno sport di nicchia. In più mh, cioè un libro sul surf da parte di uno che nella vita fa anche un altro mestiere, ragazzi, io per me è un no. Eh, capisco che dovevate mettere 66 Sixteen Second come casa editrice, ma questo libro non è un classico di niente. Cioè un libro di nicchia, è un libro di nicchia. Se dovevate mettere una biografia, mettete Open di Andrea Gassi. Cioè quella è, quella una, è un libro di genere che è andato oltre il genere cioè se proprio dovevamo rimanere nell'ambito, io comunque non metterei i libri di non fiction, perché a questo punto si pongono tutta una serie di problematiche del tipo, questo libro è meglio di Open Di Agassi? Anche quello è un premio Pulitzer, almeno è scritto da un premio Pulitzer, cioè ecco, come fai a mettere certi confini? Inoltre, cosa c'entra la letteratura con la, ehm, con la biografia, eh, con il saggio? con il reportage, cioè non sono tutti la stessa, cioè, non è st lo stesso campionato, <ride> non è neanche lo stesso sport probabilmente, quindi non mi comincia questa scelta. Eh, oltre al fatto che, ripeto, un una base di popolarità ci deve essere, eh, non è che, siccome è un caso editoriale, perché magari è un caso virtuoso dell'editoria indipendente, allora va bene. Allora è popolare. Non è popolare, è una cosa di nicchia comunque. Cioè, magari è uno dei libri più venduti di 66 and Second, ma rimane una roba di nicchia. Eh, non so come dire. La cosa che mi fa ridere è che gran parte dei titoli sconosciuti sono tutti feltrinelli, come per non dire non, ven non vendono, comprateli. Ma mh, ci sta se avessero fatto la classifica in un altro modo, quindi tipo i 100 libri più sottovalutati. In questo modo giustamente fate notare visto che l'ho nominato che di Stephen King non c'è nulla, Eh, lo so, ma non c'è nulla neanche di Neil Gaiman, eh, non c'è Harry Potter, ma vabbè, ma ci arriviamo, ci arriviamo. Allora, andiamo avanti. Mistero dei misteri. È Genila Matta perché questo libro è degli anni '70 e, e sinceramente no, non è appena uscito in Italia, cioè comunque è uscito l'anno scorso. Non metto in dubbio che sia un bel libro, perché ne ho anche sentito parlare bene da persone di cui mi fido: quindi io non discuto il valore letterario e ci può stare come scommessa per il futuro. Dici: Vabbè, guarda, questo libro <ride> è in giro da sei mesi, quindi chi può dirlo? Però io ci scommetto perché è stupendo. Ok, gli diamo il beneficio del dubbio. Io sinceramente però non l'avrei fatto, visto che sono solo 99 titoli e c'è molto altro in giro da più tempo che ha dato già prova della, della sua rilevanza. Ok, poi qui andiamo sui grandi nomi che voglio dire ci sta l'avversario di Emmanuel Carrer pur non essendo anche qui fiction, però essendo una sorta di auto fiction, quindi essendoci comunque in parte romanzata, ricostruzione romanzesca, eccetera, eccetera, ci può stare un po' tipo a sangue freddo di Truman Capote che è anche il modello di Carrère. Quindi in questo caso assolutamente ok. E eh, anche qui la data 2013 non c'entra niente perché l'avversario, me l'ero scritto da qualche parte, sì, l'avversario del 2000, quindi non del 2013, ed è uno dei primi. Allora, io ehm, ho visto che alcuni discutevano della scelta perché magari eh, ci sono libri più belli di Carrera, eh, condivido, ma eh, comunque, questo secondo me, è uno dei più rappresentativi di Carrera, è uno dei primi libri che hanno veramente avuto molto successo. Quindi, anche per una questione editoriale, ci sta a riconoscere il valore dell'avversario. E per certi versi Limonov ha una struttura migliore, ha un ritmo migliore, quello che volete. Però l'avversario è effettivamente quello che ha lanciato in qualche modo. Non ha lanciato, però ha dato un solco alla carriera di Emmanuel Carrer, cioè c'è un primo e un dopo. Okay? Quindi per me, io come scelta la difendo. Invece, incomprensibile, Stalingrado di Grossman. Anche qui ci troviamo di fronte ad una inspiegabile temporalità, perché Grossman è un autore del Novecento. Cioè, cosa c'entra qui? Um, un autore del Novecento, nel senso di prima parte del secolo, ha scritto, cioè scritto nell'era sovietica, eh, ma ha una formazione da primo Novecento. E non... E soprattutto poi cosa ci mettete a stare in grado? Cioè io già fatico, cioè già se, non so, fermate 50 persone in libreria e chiedete chi è Vasili Grossman, già hanno difficoltà, figuriamoci poi con Stalingrado che ce lo siamo letti io e altre tre persone ma neanche tra l'altro neanche perché non l'ho neanche finito quindi vi rendete conto che è un reportage di guerra sull'assedio di Stalingrado durante la seconda... cosa c'entra? cioè ma metti vita e destino che è un capolavoro della letteratura novecentesca da che mondo è mondo, cioè proprio scritto sui manuali, no? cioè fra un capolavoro e il primo libro che era una stesura poi rielaborata il, che, i germi di vita e destino eccetera eccetera cioè dobbiamo commentare tra l'altro poi adelfi 2022 perché c'è la ristampa del libro di adelfi ma adesso che è stata fatta adesso ma questo non è un libro recente e poi questo libro io non neanche lo consiglierei, come fa a essere un classico? È letteralmente il resoconto dell'assedio di Stalingrado. Cioè, ma, ma perché non mettere un romanzo come vita e destino? Ragazzi, vi giuro, io non capisco. Ah, scusate, ho saltato la casa di foglie. Eh, vabbè, allora, casa di foglie è stata messa unicamente perché ehm, è un caso di letteratura ehm, ludica. Diciamo così, ha anche un nome particolare, ma in questo momento non me lo ricordo. Eh, perché sapete che casa di foglie è un modo di essere letto perché sono frammenti che poi dovete ricollegare insieme, un po' tipo la mascella di Caino, no? Con tutti, che, che dovete mettere voi in ordine, ecco, è un, appartiene a quel filone lì. Che è un filone secondo me sfigatissimo, perché per quanto possa essere intrigante non sarà mai popolare, perché è una cosa di, di nicchia. Può avere i suoi fasti, tipo la mascella di Caino è stato un fenomeno editoriale per circa due mesi, poi è morto perché eh, è un qualcosa che non, non si presta secondo me bene per il, la tecnologia del libro, eh, è una cosa che attira i feticisti, attira magari chi a chi piacciono i rompicapi, gli enigmi, ma per quel tipo di interattività co io, con, con le esperienze, con le storie, ci sono i videogiochi, cioè oggi mh, quel tipo di... Mh, questa è ovviamente una mia opinione personale, però io dico quel tipo di impegno, ok? a Puzzle, ok? A rimettere in, in, i, i pezzi a posto del puzzle funziona con altri strumenti, non con il libro. E parlo di grandi numeri, nel senso che per la singola persona può essere un'esperienza fantastica, ma per il lettore medio. Un lettore medio vuole leggersi il libro, ragazzi, non vuole <ride> giocare a art attack, ok? Quindi questa è la mia opinione. Quindi metterlo come caso virtuoso e, e come caso editoriale ci sta. Metterlo come classico di futura generazione un po' meno. Però apprezzo comunque il tentativo. Io prima o poi lo leggerò e vi dirò la mia opinione. Però per è la mia, eh, questo è il mio parere, ecco, io non l'avrei messo. Ecco, si chiama letteratura ergotica, ergotica secondo me, però... Però Casa di Foglio, un libro del 2000, ancora si vende. Sì, sì, per carità, ma si vende dopo essere andato in fuori produzione per 150 anni? Cioè, nel senso c'è stato un rilancio, perché altrimenti non si venderebbe. Cioè, costava 150 euro la, la copia di Strati e Blu di Mondadori. Assurdo pubblicare Stalingrado dopo vita e destino. Si conosce già il destino dei personaggi e passa la voglia di leggerlo, ma non tanto per questo, ma perché sono due libri che proprio nascono con presupposti diversi. Cioè, Stalingrado non nasce neanche per essere un romanzo. Infatti, è più un. Come posso dire, un, un preambolo, ecco nasce per una questione politica di reportage giornalistico cioè proprio un'altra roba poi qua iniziano tutta una serie di libri di non fiction eh, e soprattutto libri che non sono romanzi che io non ho capito che cosa ci fanno qua tipo la Russia di Putin ma veramente fra 50 anni secondo voi andremo a leggere un saggio che per carità io ho letto ed è bellissimo però questo è un saggio che ha una verticalità una specificità che è stato messo qui per questioni di attualità, cioè pensando al presente, non pensando al futuro. E quindi per me è no, oltretutto è un saggio, non c'entra niente. Stessa cosa per spillover, non c'entra niente. Zimborska che qua io dico: ma che c'entra la poesia? E poi perché la Zimborska? Cioè, tu puoi scegliere tutti i poeti del mondo, e hai messo solo una poetessa, hai messo solo la Zimborska? Che tra l'altro, io ho questo libro. A, ca a casa e librerie, qua dietro e i librerie, quindi non che io non apprezzi la Zimborska, ma scusate anche per la pronuncia, pronuncia. <ride> però non, non capisco il senso. Sette breve lezioni di fisica, non capisco il senso. Kobane Calling, Kobane Calling, ma è, allora qui faccio un discorso un po' più ampio perché. Nei casi precedenti non valeva questo discorso, ma in questo caso vale ancora di più perché è un fumetto e le voglio dire una cosa. Questa eh, sorta di sindrome dell'impostore che hanno i librai o in generale chi fa fumetti, in realtà non ce l'ha chi fa fumetti, ma ce l'ha forse un, un certo tipo di critica, un certo tipo di giornalismo, un certo tipo di editoria che deve per forza... Eh, Provare a elevare i fumetti equiparandoli alla letteratura, o meglio, non equiparandoli, additandoli, categorizzando i fumetti come letteratura. No. Sono fumetti, cioè se tu pensi che i fumetti abbiano la stessa dignità dei romanzi, perché devi far finta che siano romanzi? Allora è nel fondo del tuo cuore, nel fondo di te stesso, tu pensi che i fumetti non siano abbastanza, perché se tu li devi per forza continuamente paragonare e mescolare al romanzo, significa che forse tu pensi che siano da meno. Ma se non sono da meno, lasciali separati. Io, per esempio, non penso che siano da meno, li considero profondamente diversi e non possono stare nella stessa classifica perché non sono la stessa cosa. Ma poi qua mi viene in mente un'altra un domanda, ma fra tutti i libri di Zero Calcare, veramente Cobane Colling, che per carità è un bellissimo fumetto, ma non è eh, così identitario, cioè nel senso, o meglio, è molto politico, l'identità politica fa sicuramente parte di Zero Calcare, ma non è il motivo per cui Zero Calcare è così popolare, cioè il motivo per cui Zero Calcare è così popolare è il suo vocabolario, sono i suoi, le sue tribolazioni personali, le sue angosce, le sue ansie quotidiane, il racconto del quotidiano, come la profezia dell'armadillo, non di certo il viaggio che ha fatto eh, a Kobane. Mi dispiace, ma la gente non è che cerca quello da zero calcare, anche perché altrimenti questo paese non avrebbe Giorgia Meloni come presidente del consiglio, considerando quanto vende zero calcare, considerando eh, chi c'è al governo oggi, avremo un altro tipo di politica. Quindi, sinceramente, mi viene da ridere che sia stato messo Gubane Colli. Ma comunque, andiamo avanti. Un gentiluomo a Mosca di Amor uh, Towles, mai sentito. Tra l'altro, dovrebbe essere un autore statunitense e questo è un romanzo storico. Letteralmente mai sentito, cioè parla di, di uh, un, um, un dissidente politico che viene messo durante appunto l'era sovietica che viene messo eh, all'interno di un hotel a Mosca e gli viene intimato di non uscire. Io non ho mai sentito nominare questo libro. Chi ha messo Zero Calcare con Kobane e Colling lo ha messo per fare il figo e dire leggo anche io fumetti ma solo con tematiche importanti. Zero famo è famoso peraltro, ma sono assolutamente d'accordo. Io invece di un gentiluomo a Mosco ho sentito parlare molto bene. Ci sta. Perché, ripeto, non è che, cioè, non è che voglio criticare... Um, la qualità, visto che sono libri che io non conosco, non ho letto, ma io dico: di tutti i libri in commercio, questi erano il. Lo so, è un dubbio il mio, è un dubbio. Eh, poi andiamo avanti: Un'eredità di Avorio e Ambra non è un romanzo cioè non è un romanzo, tra l'altro io non dubito che questo sia un libro bellissimo, anche molto affascinante perché parla eh, di, questi, di queste statuette di avorio, ambra che sono state trovate, è una storia di famiglia praticamente questo eh, storico dell'arte ricostruisce, la che non è solo uno storico dell'arte ma anche della miniatura, ricostruisce questa sua storia familiare tra il Giappone l'Europa, la seconda guerra mondiale i nazisti eccetera eccetera, per carità bellissimo, affascinantissimo ma non è un romanzo quindi direi di andare avanti. Attraversare i muri di Marina Abramovic. Non è un romanzo, ma poi... Boh! Cioè, so che è molto bella, perché ne sento parlare spesso, ma anche lì è il più bel libro sull'arte che sia stato scritto? Cioè, qual è il criterio? È il più bel libro di un artista che sia stato scritto? Il più popolare? Il più popolare, può è, cioè, così popolare... Può essere, dubbio. Homodeus di Arari. Anche qui poi inspiegabile. Ma perché non ci metti Homo Sapiens se proprio devi, che è il suo più popolare? No, ci mettiamo Homo Deus che parla di religione. Va bene, ok. Non so. lo so, sono perplessa. Comunque è un saggio. Poi microfiction. Eh, questo invece lo volevo leggere, ma in realtà di questo autore, Geoffrey, Geoffrey, volevo leggere anche eh, 1889. Lui è edito da Clichy ed è, è abbastanza conosciuto, almeno tra l'intelligenza, ehm, perché ehm, è uno scrittore abbastanza eh, crudele, ecco, abbastanza folle, ossessio ossessionato, eh, disagiante, perturbante, come piace a me. E questo libro, tra l'altro, è abbastanza sperimentale, ricorda un po'... Solamente da un punto di vista stilistico, um, Qui no esercizi di stile, perché in sostanza sono dei racconti molto brevi, di due pagine e sono 500 racconti, tutti di due pagine, in cui in sostanza si analizza tutta l'umanità, un po' anche sulla scia di Sillabari di Parise anche se in quel caso non era micro fiction, perché Sillabari di Parise è proprio una raccolta di racconti. Invece questi sono proprio micro fiction, cioè racconti molto, molto brevi. Questo, di questo sono curiosa. Un altro non romanzo, <ride> che poi mi piace che fanno finta che siano romanzi, no? Eh, infatti, anche nel sottotitolo ce lo scrivono: Finitudine, un romanzo filosofico su fragilità e libertà. Ma non è vero, cioè non è un romanzo, è l'ennesimo libro di filosofia di Telmo Pievani che si è inventato un episodio fantastico sulla biografia di Camus e di un altro matematico che ora non mi ricordo, eh, li ha fatti incontrare e discutono di filosofia fisica del mondo, ma capite che non è un romanzo, capisci? Hai scritto un libro filosof sulla filosofia e sulla storia della filosofia del Novecento e, e tant'è vero che è edito da Raffaello Cortina. Cosa c'entra qui dentro io non lo so, anche perché anche qui, ma questo è il libro di filosofia più popolare che esista, o comunque il più bello? Ma secondo me no, secondo me i libri di filosofia ce ne sono anche di più importanti, ma anche volendo stare sul nazional popolare, ma almeno metteci, non lo so, boh, Galimberti, non è proprio filosofo, però comunque insomma, cioè, mettici una cosa del genere. Altro libro di non fiction, Il lago, Ritorno nei Balcani in pace e in guerra. È un saggio. Ninfenere, mm, questo è perché questo è un giallo, io non ne so niente, quindi mi astengo da ogni commento perché io di gialli non ne so un cavolo. Mi viene il dubbio perché non ho visto tanti altri gialli quindi non ho visto tanti altri libri di questo tipo. Allora io mi chiedo: è questo il giallo classico che ci porteremo da qui a 30 anni? Cioè, questa è la scelta ninfee nere? Boh, lo so. Secondo me no, però potrei sbagliarmi. Poi eh, Valerie Perrin, questa è un'autrice una che ha avuto molta fortuna che cambiare l'acqua ai fiori, su cui ho sentito di tutto, e abbastanza pareri, abbastanza mediocri, diciamo, ehm, ma anche positivi: cioè diciamo, un mix appunto di tutto, sia molto negativi, la maggior parte erano sul mediocre e eh, altri entusiasti, e oltretutto ha venduto molto bene. Secondo me, eh, qua mi sembra che anche Matteo eh, mi abbia fatto questo commento dicendo mi dà delle vibe all'Eleganza del Riccio, che è uno dei libri più odiosi <ride> che io abbia mai letto. <ride> Quindi per me già è un no. Ma in più, perché ci metti tre e non cambiare l'acqua i fiori? Queste sono cose che io francamente non capisco. Voi l'avete letto? Um... Voi l'avete letto, Cambiare l'acqua e i fiori? Camilleri, per esempio, non era meglio nei gialli? Vediamo se c'è Camilleri. Non c'è, non l'hanno messo. <ride> Mi viene da ridere. Ma come fa a non esserci Camilleri, però c'è Bussi o Bussi? Dovrebbe essere francese. Infernere mi è sembrato mediocre. Io ho letto cambiare l'acqua e fiori e non mi ha entusiasmato, e nemmeno tre. Perin, peggio del prezzemolo, è ovunque. Vabbè, vedo che c'è dell'amore per questa autrice. Andiamo avanti. Uh, americana ci sta, soprattutto perché è uno di quei casi di Global Novel che. Effettivamente è una tendenza sempre maggiore nel romanzo eh, internazionale. Eh, cioè si tratta di eh, romanzi che non hanno una sola nazione al centro dei loro racconti, perché i personaggi spesso sono di origine mista e quindi si parla dell'integrazione, delle migrazioni, della formazione, dell'identità. Quindi, tutti i temi che, sinceramente, da qui a 40 anni saranno ancora molto rilevanti. Oltretutto, è un bellissimo libro, quindi per me questo ci sta. Uh, io l'avrei messa, ci manda, in una mia classifica ipotetica, che io tra l'altro non sarei capace di fare, per cui io critico, ma comunque mi rendo conto sia difficile. Erano dei bambini di Violardone, ma io non ho capito, cioè Elena Ferrante non ce l'avete messa. Invece Violardone sì, ma voi avete dei problemi, scusatevi, ma problemi anche molto grandi. Cioè, ma Violardone, io, io ho iniziato a leggere Olivia Denaro, ma questa è la stessa roba. Cioè, sono classici libri ambientati in un'epoca storica determinata, nel caso del Trono dei Bambini si parla proprio del secondo dopoguerra, e, e um, il, sud, beh, il sud e il nord, classico immaginario all'italiana, sembra una fiction del, di Canale 5 praticamente, cioè se proprio devi mettere questa ambientazione, mettici Elena Ferrante, che tra parentesi ha già superato il limite del tempo ha già superato l'ostacolo del tempo perché è super popolare dappertutto anche all'estero, ma come fai a mettere Viola Ardone che tra l'altro è una scrittura banalissima e non mettere Elena Ferrante, cioè per me questa è follia. Eh, la, la motivazione è che Elena Ferrante non ha bisogno di questa classifica per vendere, quindi non ce l'hanno messa perché hanno detto usiamolo come strumento promozionale, ho capito, ma poi è ovvio che la gente ti tira dietro le sciabatte perché se tu chiami un, una classifica. 100 titoli della nuova generazione, non ci metti Stephen King, non ci metti Harry Potter, non ci metti Elena Ferrante, cioè, in, in poche parole, non ci metti i, i veri classici di nuova generazione, ma ci metti il treno dei bambini di Violardone. Boh, per me stiamo delirando. Idem, poi le Otto Montagne, perché. È una storia di montagna, per carità è una bellissima storia, ma Paolo Cognetti, cioè io sono stata una delle prime fan di Paolo Cognetti e tuttora dico che mi piace, cioè è godibilissimo, però ormai parla solo dei montagni e <ride> è una cosa molto di nicchia. E, per carità, le Otto Montagne è anche una bella storia di amicizia, ha vinto il premio strega, lo capisco assolutamente, però se proprio bisogna fare una scelta, ripeto, molto meglio una Elena Ferrante. Va bene, ok? Cioè già le otto montagne lo capisco molto di più rispetto a Violardone, ma anche a Rosella Postorino, che fra poco incontriamo. Poi finalmente un po' di lucidità con le correzioni di Jonathan Franz, che ha cambiato la storia della letteratura americana contemporanea, quindi fiu, questo ce l'abbiamo messo: Exit West di Amid. Io avrei messo comunque il fondamentalista riluttante, che per me è un gran libro. È veramente un grande libro. Amid non è lo scrittore più letterario del mondo, ma ha delle idee ottime. E che, che se ne dica, eh, il concetto, l'idea di un romanzo, di un libro è se scritto in un certo modo è assolutamente vincente. Quindi, pur non essendo lo scrittore più raffinato del mondo, se hai un buon punto di vista, se hai una buona idea, assolutamente pu puoi essere un grande punto di riferimento per la letteratura. Trilogia della città di K, un libro culto, quindi assolutamente eh, ottimo. Melania Mazzucco, cioè, purtroppo sarà un eh, grande ritornello di, questo, di questa live, però, ma Elena Ferrante, no? Melania Mazzucco? Io questo libro non l'ho letto, di Melania Mazzucco ho letto l'architettrice, scusate, e ribadisco quello che ho detto prima, cioè sono classici libri storici che sono belli, solidi, ma fra, Cioè io già adesso comunque fatico a ricordarmi un libro che comunque mi era piaciuto di Melania Mazzucco. Quindi, dubbio, dubbio. Espiazione di McEwan, capolavoro. Il duca di Matteo Melchiorre, ennesimo romanzo storico italiano. Ambientato, non lo so, immagino all'epoca dei Tuchi, <ride> del 2022. <ride> Ho visto solo la copertina, ma perché era tra le novità editoriali, ma io di sto libro so assolutamente niente. Vedo, leggo qualche vostro commento. Mi sembra che abbiano messo i libri più sfigati di ogni autore, giusto per fare un po' i radical. Ma secondo me non per fare i radical, ma per vendere di più. Cioè vogliono far vendere quei libri che evidentemente non se ne è cagati nessuno. Io ho letto Cambiare l'acqua e i fiori e mi è piaciuto molto, l'ho trovato dedicato e incalzante, non un capolavoro ma un buon libro, beh, almeno. Però qualcuno lo definisce un nah, libro burroso, <ride> non so cosa dire ma mi piace, cioè non so cosa vuol dire ma mi piace. Libro discreto da qui a diventare classico, ma questa lista potrebbe essere la libreria casuale di qualcuno. Il fatto che manchi la Ferrante è allucinante. Il classico libro da premio strega, praticamente esatto. <ride> Qualcuno ha suggerito di chiamarla i 100 libri che non vendono. <ride> Ah, ecco, ecco questo, un... grazie Fabio perché anch'io sono d'accordo. Secondo questo ragionamento io metterei Laura... Sirene di Laura Pugno, anche se non è molto conosciuto però almeno per le tematiche. Gran libro, gran libro Sirene di Laura Pugno, ve ne ho parlato ormai moltissimo tempo fa perché io l'ho letto in tempi non sospetti. Ehm... Ah no, scusatemi, il duca non è storico. Ma di che parla? Scusatemi. Però... <ride> Sembra, sembra storia, però sono piacevolmente colpita che almeno c'è un libro italiano ambientato nella contemporaneità, perché eh, gli altri eh, sono tutti Seconda Guerra Mondiale con i nazisti, cioè non ce la faccio più, eh, e basta. Andiamo avanti. Eh, Kafka sulla spiaggia di Murakami va benissimo, lo sapete che io lo odio, <ride> però eh, è un grande autore contemporaneo, quindi popolarissimo, amatissimo, ci sta. 4321, no, non aggiungo niente perché ovviamente se non l'avessero messo, Pastorale americana di Philip Roth ci sta, Il Vangelo secondo Biff ci sta, Normal People ci sta, eh, questi sono autori conosciutissimi, popolarissimi, vi possono piacere o non piacere, ma probabilmente fra 10, tra 20 anni probabilmente ce li leggeremo, cioè questa è la verità. Olive Kittridge non lo so, ma Elizabeth Strout è un'autrice eh, solidissima, per cui eh, ok, a Tio in luogo privato, Missiroli Roli. Già lo capisco di più perché è un autore italiano di livello. Eh, io non l'ho letto sto libro, anzi, mi trincherà molto <ride> perché ne ho sentite veramente di tutti i colori perché quando uscì non si faceva altro che parlare di questo libro. Però dimmi, siro, io ho letto altro e mi sembra, mi sembra giusto che sia qui. Uh, Lincoln nel bardo, bellissimo, sperimentale, commovente, veramente un gran libro. Non tra i miei preferiti, ma comunque un gran libro. Ogni mattina a Jenin, io non lo conosco, probabilmente letteratura africana, ma uh, è così vasta che, francamente, qualsiasi tentativo di scelta mi sembrerebbe pretestuoso. A quel punto io avrei messo, visto che comunque ce ne sono un'altra manciata, ma sono pochissimi. Allora, a quel, rispetto alla grande, ehm, al gran numero di scrittori eh, africani, essendo un continente gigantesco, cioè non è un, una nazione piccola, uno statarello, cioè un continente formato da più di 50 paesi, parlano 3.000 lingue, cioè. Come fai? Allora a quel punto io per coerenza non avrei messo, avrei messo letteratura coloniale tipo eh, L'arte di perdere di Alice Zeniter, però eh, sinceramente bisogna essere obiettivi, eh, probabilmente fra 50 anni non ce lo, non ce lo leggeremo eh, perché ehm, è molto di nicchia, non, ha, non, so, non credo che abbia venduto tanto, quindi devo essere onesta. Eh... Comunque l'ho visto più recensito di ogni mattina Jenny, però magari mi sbaglio, io non lo so. Novecento, Baricco, un altro autore come Missiroli, grande nome, eh, popolare, Novecento credo che sia effettivamente il suo libro più bello, quindi... Per quanto possa non piacere, però ci sta, io lo capisco come ragionamento, anche perché poi veramente fra 10-20 anni io penso proprio che leggeremo Baricco perché comunque ha segnato la nostra letteratura, ha segnato la letteratura italiana. Non dirmi che hai paura. Io ho letto solo la trama, mi sembra un sbrodolamento senza fine, un romanzo sentimentalotto come ce ne sono di 12.000 che fa anche la retorica sui migranti, così, cioè veramente non lo so, io non, io non amo questo tipo di narrazioni, ma magari è bello, non mi interessa. Eh, opera struggente di un formidabile genio, bellissimo, bellissimo, il mio preferito di Dave Eggers, anche solo per un capitolo, No, bellissimo. Per me, dei Vegas poi non ha più scritto così bene. Anche se ha avuto dei libri indovinati, delle ottime intuizioni. Ma quello è stato il suo esordio. È difficile colpire è più forte di come ha colpito con questo libro, particolarissimo folle. Veramente, che nostalgia. Poi, Richard Ford. <ride> Allora, per, per, lasciamo perdere che in, questo, in, questo, in questa lista manca Richard Powers, però vabbè, mettiamoci Richard Ford, ma almeno mettici Canada, almeno mettici lo Stato delle cose, il giorno dell'indipendenza che è il suo più famoso, no, tra loro, ma che è? Ma che cos'è? È uscito poco fa, non se ne inculato nessuno, boh. E vado un po' veloce e poi leggo i commenti. Svegliare i leoni, mai sentito. Imperium, mai sentito. Riparare i viventi, uno dei libri più retorici che io abbia mai letto. Uh, Questa autrice a me non piace per niente, so che è molto pompata da Feltrinelli, ma io la trovo come catozzella, libri sbrodolosi, retorici su temi di attualità, così io, per me è un grossissimo no poi Column McCann allora ma questo qui mi sembra che abbia fatto un romanzo famoso su New York che tra l'altro lui è americano e invece questo libro parla di un, il conflitto israelo-palestinese ma veramente? cioè ma sei americano? sei di New York? ma non so io ho quando è così bisogna essere cauti, cauti a dir poco non perché uno scrittore non possa parlare di altre storie che non appartengono al suo paese però il pericolo è di, di, di appropriazione, non appropriazione culturale, però di dire cazzate è altissimo, di parlare per altri, per popoli altri è altissimo. Quindi io non mi fido, non mi fido. Invece un autore, ok, che parla invece di queste cose perché le conosce, Amo Soz, ok? È una storia di amore di tenebre Israele, ok? Mi sembra che poi in questa classifica ci sia anche Scolnevo. E se non c'è, assurdo, perché ecco per esempio un altro autore che a me non piace, Nevo, eh, però, cioè non è che non piace, lo trovo piacevole, non un capolavoro, però è effettivamente congeniale all'idea di classico perché è popolare, perché effettivamente racconta temi universali, non è superficiale. È comunque leggero senza essere superficiale, è un ottimo narratore, buon ritmo, buona prosa. Quindi, per quanto non sia uno dei miei autori preferiti, lo trovo un po' ruffiano, però ci sta. Io lui l'avrei messo, non so se ce mi pare di sì. Su Postorino ho già detto che per me è del tutto fuori luogo il fatto che ci sia un libro uscito adesso, ma che cosa ne sapete? Non sapete manco se verrà ben recepito dal pubblico, io lo trovo fuori luogo. Sarà Magu, uno dei più grandi scrittori ehm, del mondo, portoghese, c'è cioè cita il suo capolavoro ne ha scritti anche di stupendi però Cecita assolutamente era quello da mettere, sostiene Pereira io lo odio come libro lo trovo di una banalità totale, però ci sta soprattutto mh, se parliamo di resistenza di libertà, di romanzi di formazione tardiva se conoscete la storia sapete di cosa sto parlando, ci sta cioè lo, lo capisco e lo comprendo Il mio gusto personale a me non piace, però i libri sulle piante di Stefano Mancuso, per carità, io, io gli voglio bene a Stefano Mancuso, mi ascolto tutti i suoi audiolibri, secondo me è un cuoricino, e la botanica è un, è un esperto di botanica. Ma che c'entra? Ma cosa c'entra il libro sulle foglie, il mondo vegetale? Ma dai, ma che c'entra? Ma poi vedete anche come convivono male questi titoli: Stalingrado, verde brillante e. Catozzella, so, boh. chiamami col tuo nome è ok, perché chiamami col tuo nome è un libro strapopolare, una bella storia d'amore, magari non sarà la più letteraria del mondo, però è, è come tipo il nostro via col vento, non so come dire, anche se manca del tutto, tutta la parte storica e politica, però va bene, facciamo finta, poi... Patria, invece, eh, ok, anche qui non è il mio libro preferito, ma lo consiglio spesso perché è un buon romanzo familiare, per me è un po' politicamente blando, mh, poco coraggioso per certi versi, però narrativamente è un, è un libro molto riuscito. Non ho capito perché hanno messo ogni cosa illuminata e non hanno messo molto forte, incredibilmente vicino. Ma ehm, se volete la sposto la, la finestra, ma il problema è che eh, se io lo, la sposto, quelli che sono da mobile mi vedono bene, quelli che sono da desktop mi vedono male, quindi come io la metta, la metta, comunque mi vedrete poco. Cioè, guardate, io l'ho spostata, ma <ride> facciamo questo. Eh, aspettate, eh. Cioè, l'ho spostata adesso. Ditemi come viene. Ad ogni modo. No, infatti, non c'è una soluzione, ragazzi, quindi la rimetto dove ero prima. Semplicemente la rimpicciolisco. Dai, tanto ascoltate la mia voce. Spostati solo tu e lasciala lì. Ok, allora rifacciamo. Allora, la rimetto, sì però, no ragazzi non mi fido, perché io se faccio come dite voi, poi non vedo io la mia faccia, che devo vederla, devo monitorare, devo monitorare la mia faccia, sposta il tavolo, eh, non si può spostare il tavolo, perché ci stanno 50 kg di libri, dai va bene così, tanto non è importante che voi vediate me, fidatevi, allora, riportiamo un attimo l'ordine sarà divertente poi ricaricare questa live ah ecco infatti quello che volevo dire ecco hai spostato poi ho letto hai spostato la finestra e mi vedevo già Carpentiere che sposta la finestra vabbè lasciamo perdere e, allora dicevo che quando la ricaricherò su YouTube si vedrà bene perché altrimenti se io lo sposto e poi si vede nella finestra orizzontale, poi si vede malissimo, Oppo, cioè, poi il video fa cagare. Quindi facciamo che in live ve la beccate con, con la mia faccia coperta, ma almeno poi quando la ricarichiamo si vede bene. Allora andiamo avanti, non so più a che punto ero arrivata. Ah, ecco appunto, stavo parlando di ogni cosa illuminata. Se tu rimani vicino al microfono, la lista la metti davanti alla poltrona. Ok, dai, proviamo così. Questo è l'ultimo tentativo che faccio, ve lo dico. Io mi metto tutto da, dalla parte. Allora, se neanche così va... Io proseguo lo stesso, <ride> ve lo dico. All, allo, allora, e dicevamo mh, il libro più bello di Jonathan Saint foer è molto forte, incredibilmente vicino, oltre ad essere quello più strutturato, quello più popolare, quello per cui ha lavorato di più. Ogni cosa illuminata è un esordio, era il suo libro della tesi di scrittura creativa. È molto sperimentale, molto coraggioso, molto bello, ma non è il classico che rimane. È molto forte, incredibilmente vicino: il classico che rimane, anche perché molti temi di ogni cosa illuminata poi se li ritrascina dentro, molto forte, incredibilmente vicino. Dalla padella all'abbraccio, ragazzi, ve l'avevo detto che dovevo lasciarlo com'era. Ve lo rimetto come era prima, piccolissimo e inutile, <ride> inutile, ma lì come se mi posto. Allora, l'anno del pensiero magico di Videon, perfetto. La casa della moschea, ho sentito parlare bene di questo libro di Iperboria, mm, è un romanzo iraniano, ambientato in Iran. Eh, io, Iperboria, ragazzi, non ho letto nulla, tranne la vera storia del pirata Long John Silver, che per carità è un bel libro, ma metterlo nei classici di una generazione. Ma poi scusatemi, ma questa poi è la vera follia, perché questo è un libro su un altro libro. Cioè un libro sui pirati, su altre storie già messe. Ma non regge, cioè, nei cento classici metteteci cose più originali, no? Non lo so, ragazzi. Anime baltiche, non ne so nulla perché io del catalogo Hyperborea conosco pochissimo. Poi anime di giuntina potrebbe essere un libro ebraico, considerata la casa editrice, ma a quel punto metterci Middenstein, non lo so. Non lo conosco. Eh, La straniera di Claudia Dura, tra l'altro questa è una mia ipotesi, eh, perché Giuntina di solito pubblica letteratura ebraica, ma non ne ho idea se poi il libro parli di questo perché non lo conosco e non l'ho mai sentito nominare. La straniera di Claudia Dura, Stanti, assolutamente sì, va bene perché è un bel caso italiano. Questo è anche questa è una biografia, è un'autobiografia, ma è romanzata o comunque... È raccontata come se fosse un romanzo, quindi assolutamente un tentativo letterario interessante, un memoir fantastico, secondo me, anche piuttosto originale. Eh, le particelle elementari di Welbeck, ok. Io ho letto proprio Le particelle elementari di Welbeck, è un autore che mi mette un gelo addosso e lo, lo, lo apprezzo come scrittore dal punto di vista intellettuale. Lo devo approfondire sicuramente, però va messo perché è uno dei più grandi autori internazionali ed europei, naturalmente. Carol Oates, Io avrei messo Una famiglia americana, ma proprio a mani basse io non ho capito la scelta di Blonde, ma anche qui dobbiamo pensare che volevano vendere. Il Colibri di Sandro Veronesi. Va. Mm, non mi esprimo perché io di letteratura italiana contemporanea avrei messo altri nomi o comunque ne so poco, quindi evito di commentare. Eh, La figlia unica, eh, non so molto di letteratura sudamericana, eh, però di questo ho sempre sentito parlare bene, quindi questo devo dire che ci sta, oltretutto, ripeto, ne ho sentito veramente parlare, eh, cioè è un libro abbastanza conosciuto nella nostra nicchia. Ovviamente, gli anni di Agnerno. Anche qua, ma vale lo stesso discorso di Shiguro, premio Nobel per la letteratura. Di cosa stiamo parlando? Ehm, Jan, eh, no, Picnic sul Ciro della strada, Stalker, boh, boh. L'ottava vita, ma L'ottava vita, ragazzi, è un bel libro assolutamente, ma i classici di nuova generazione. Ma a questo punto perché non metterci anche l'Isola degli alberi scomparsi, ehm, la, la Bastarda di Istanbul? Cioè, uff, non lo so. Cioè, sono libri che comunque sono più di intrattenimento che, che classici letterari. E ti, vi sta parlando una persona che ha amato l'ottava vita, ma... Non è il libro che ti viene in mente come classico, ma poi anche questo eh, ambientato, la seconda guerra mondiale, l'era sovietica, c'è cioè, un po' troppa mh, insistenza su alcune cose secondo me in questa classifica. La canzone di Achille, vabbè vi dirò, mh, ho visto di peggio in questa classifica, e Madeleine Miller io avrei messo circe, però la canzone di Achille è più popolare, ci sta un romanzo LGBT, eh, che effettivamente ce ne sono due in sta classifica, vabbè. Eh, Avviso ai naviganti, questo libro l'avevo iniziato ad ascoltare in audiolibro, non è male, è un libro letteratura statunitense, interessante, non so quanto possa essere valido o immortale, poi sono sconvolta che in questa classifica non ci sia Salman Rushdie, scusatemi è venuto in mente solo adesso, ma... Un po' lo trovo sconvolgente e poi non c'è Stephen King però c'è avviso ai naviganti non lo so David Foster Wallace si sono ubriacati e hanno messo una cosa divertente che non farò mai più al posto di Infinite Jest un libro che non, fra un anno nessuno sa che cosa sia eh, sull'arte contemporanea. Middlesex di Eugenie, ragazzi: questa è una grave mancanza perché io non l'ho letto. Quindi vorrei leggerlo, vorrei leggerlo perché, secondo me, è proprio pane per i miei denti: Middlesex, ci devo riflettere. Pensieri lenti e veloci è un saggio che non c'entra niente. Tutto chiede salvezza a me non è piaciuto, però capisco. Uh, non credo però che fra vent'anni ce lo leggeremo, secondo me però, boh, lo capisco di più di altri Fight Club, pazzesco uh, comunque, perché questa è cl la classica scelta che magari non ha un alto valore mh, tipo premio Nobel, ok Chuck Polanik. però ha segnato la cultura letteraria statunitense cioè Fight Club è una grande storia cioè, non è, nel cioè, senso, tutti sanno che cos'è il Fight Club, grazie anche al film, certamente. però è lui che è il creatore di questa storia, quindi già per questo dovrebbe essere assolutamente inserito tra i, tra i classici. Perché, fra, secondo me, fra 30 anni il Fight Club lo sai ancora che cos'è. A me piacciono tanti altri libri di, di Chuck Polanik, però sicuramente questa era la sua età dell'oro. Denti bianchi, uh, ok, però sinceramente possiamo dire una cosa, non ha senso che c'è Zeddy Smith e non c'è il suo mentore, <ride> perché non c'è nessun senso che non ci sia Salmar Rushdie che è il modello letterario di Zeddy Smith, però io amo Zeddy, quindi non mi lamenterò per la sua presenza qui Metro 2033 cioè non abbiamo Margaret Atwood in questa classifica per la fantascienza però c'è Metro 2033 che è un esperimento letterario per carità ha avuto una certa risonanza ma come esperimento non come valore della storia in sé perché era una roba di scrittura particolare, collettiva voilà, andatevi a cercare la storia ah no, vedete Escolnevo c'era, scusatemi i tre piani, ci sa, anch'io avrei scelto questo le nostre anime di notte. Io penso che Kentaro sia uno degli scrittori più inspiegabili per me. <ride> cioè, io non, per me è il vuoto siderale, però mi rendo conto che è un problema mio. Quando le montagne cantano è una, una storia familiare. Non capisco perché, se proprio lei dovrebbe essere. Scusate, non voglio dire castroneria, quindi vado a vedere, ma dovrebbe essere asiatica, però vai a vedere dove perché. <ride> non lo conosco come libro forse il Vietnam sì, ok, però quello che voglio dirvi è uh, se proprio, cioè perché sì, c'è cioè questo libro sp così specifico, però Mo Yen non c'è quell'altro autore cinese di Feltrinelli che non so pronunciare voi sicuramente lo sapete Are, può essere comunque perché questo sì e quelli no poi se proprio devi mettere un libro sul Vietnam ma metti Ocean Wong che per me ha fatto cagare come, come vi ricorderete però almeno ha avuto una sua, una sua eco oltre ad essere un tentativo letterario più ambizioso vabbè ragazze elettriche cioè, ma scusatemi ma veramente Margaret Atwood non me la ricordo, cerchiamo un attimo No, non c'è. Cioè, c'è Ragazze Elettriche che è proprio la copia di una eh, di, di non mi viene in mente racconto dell'Ancella e, e non c'è Margaret Atwood, Cioè, ma questa è follia, ragazzi, ve lo giuro, questa è follia. Cioè ragazze Elettriche è un bel libro pop, ma, ma è la copia del, del racconto dell'Ancella, cioè è estremamente derivativo. 5000 km al secondo. Indovinate, non è un romanzo, eh, American Psycho è un fumetto. American Psycho, eh, ok, ci sta. Certo, mi stupisce che non ci sia De Lillo, però va bene, almeno British Thornhill ce l'hanno messo. The Line of Beauty, io non so cosa sia. The Road di McCarthy va bene, eh, Il mio anno di riposo e oblio di ottessa Moschweg va bene, Stoner ottimo, secondo me questo era il primo titolo che dovevate metterci, però va bene. Un'Educazione di Tara Westover è un memoir, non è un romanzo, oltretutto è un libro molto sopravvalutato. Io l'ho letto, mi ha colpito. Una bella storia di emancipazione femminile, ma tutto sto clamore non lo so. Donna Tarty, il cardellino, sì certo, ovviamente no, dio di illusioni, Blankets, non è un romanzo, ognuno muore solo, è un romanzo scritto da un autore che è nato nel 1800, però va bene ragazzi, eh, Una vita come tante, va lo accetto, anche se sapete che a me questo libro non è piaciuto, però eh, per impatto, eh, clamore... Anche qualità, devo dire, eh, va bene perché sapete che la mia opinione è che Iana Ghiara scrive molto bene. Purtroppo non mi piace quello di cui scrive. <ride> Questo è il mio problema con la Iana Ghiara. Ragazza della Palude, non so cosa sia, eh, ragazza donna altro della Evaristo. Io avrei messo Angosia Dici. Uh, scusatemi: no, avrei messo la Maciado Carmen Maria Maciado. La ferrovia sotterranea, ma comunque anche ragazzo da un altro, mi è piaciuto molto. La ferrovia sotterranea va bene. Uh, io, um, insomma, non vedo chissà quale altro racconto di Whitehead in futuro, nel senso non mi fa impazzire come autore, però i suoi libri hanno un impatto molto forte negli Stati Uniti, sono delle storie che comunque. Dal, dal forte valore eh, storico quindi per carità eh, Il mondo di Sofia è quel libro stravenduto ma io ragazzi non so di cosa parla eh, Rughe non è un romanzo e infine Crono di fuggio di Gospodinov eh, che però io mh, avrei messo io avrei messo fisica della malinconia se non sbaglio è bulgaro ecco la ragazza della palude è famoso su BookTok <ride> puoi interrompere qui <ride> Sono troppo felice. Ah no, scusate, mi state parlando fra di voi. Sì, no, 4321 c'è. Middlesex, Middlesex me lo consigliate, ma anch'io lo so che potrebbe piacermi molto. È proprio il mio genere, però è fra quegli autori che ancora non ho letto. ma Manca, manca un sacco di, di autori: Manca Bolagno, Manca Jonathan Ledem, Manca Little, che non ho letto, eh, Volman, che non ho letto ma ho in libreria. Ehm, vabbè Abbiamo già detto che manca Harry Potter, Manca Moyenne, premio Nobel per la letteratura, tra non vende manco male, quindi non capisco perché non ci sia. Eh, well, back sì, ci sono le, cioè, le ci sono le particelle elementari. Manca Shirley Jackson, però Shirley Jackson, eh sì, però di dipende un po' dal criterio, perché io, per esempio, Shirley Jackson neanche l'avrei messa, ma perché è troppo indietro. Eh, capisco che in questo caso vale tutto, perché non capisco se c'è cioè, ognuno muore solo, non capisco perché poi ci possa essere la, la Jackson, è, è chiaro. Eh, manca Cartarescu con Abbacinante. Ho già detto che manca Richard Powers, poi mi ero segnata Pinchon che manca. Eh, se, Zabo, Magda Sabo, scrittrice ungherese, eh, Fallaci, non so se Fallaci forse andiamo troppo indietro. Saviano ci sarebbe stato, però non è fiction, anche se ha scritto qualcosa di fiction, ma dai. Ah, Carlove, bravi, bravi, Renora. manca Carlove in Ausgard, manca Vonnegut, aiuto! Manca Bonnie, ma ah, io avevo segnato anche Julian Barnes, Edward Santuben, che ha scritto uno dei, dei, delle mie, dei miei romanzi familiari preferiti, cioè I Melrose, Manca Tokarciuk, Olga Tokarciuk, ma che assurdo che mi mettete quel libro sconosciuto sui Balcani ma non mi mettete la Tokarciuk, aiuto, Manca Ammaniti, raga, Manca Niccolò Ammaniti, ma stiamo scherzando, Manca la Notombe, no, Franzen c'è. Chile, devi farla tu per forza, prossima live la tua lista dei 100 libri, no non la faccio perché quelli che mancano li sto dicendo adesso, anche voi li state dicendo sciabone, non la faccio perché io di letteratura contemporanea mi sento piuttosto ignorante, quindi no la, la Oz c'è però ci hanno messo Blonde, ma per carità una famiglia americana. Ah, e poi non ci sono i fantasy, non c'è niente di fantasy, niente, zero titoli, zero titoli come Murillo. <ride> c'è niente, ragazzi, di fantasy non c'è nulla, zero. Avete visto qualcosa che mi è sfuggito? Zero. Cioè Harry Potter, ma che, che ti costava? Cioè il libro, non lo so, più venduto del, dopo la Bibbia, per dire, non ce l'avete messo. Vabbè senza senso poi chi è avevo, che avevo segnato uh, Neil Gaiman ma Peter Cameron cioè se proprio mi devi mettere uh, un, un romanzo di formazione qua non ce ne sono tanti, poteva starci è volato pure il tappo Metro 2033 l'ho letto e considerarlo classico mi provoca solo riso ma sì, cioè è un esperimento una roba divertente ma mh, dai Manca Aldo Busi, vabbè, ma c'è cioè, la allora, racista che abbiano optato per una roba più contemporanea, ok, però allora non c'entrano niente gli autori tipo i titoli come Geni Lamatta, Stalingrado, eh, Ognuno muore solo, eccetera. Ah, è vero, anche la Quang, ehm, anche la Vegetariana manca, che anche lì un libro che a me non ha fatto impazzire, ma a livello di impatto, potevano metterci Nazzuchirino. La totale mancanza del fantasy è inspiegabile, ma forse con TikTok è un genere un po' salito nelle classifiche di vendita e quindi non ne avevano bisogno. Esatto, dobbiamo pensare sempre in termini di vendita. Anche Niven, eh, sì, però ci hanno messo Christopher Moore, ok? Quindi c'era un bilanciamento un po' Nick Corby non c'è, ma Martin Ennis. Kawakami, va bene, Kundera, ma forse Kundera lo considerano troppo class, ma anche lì non c'è senso perché in realtà temporalmente ci stava Kundera, è come se ci stava Kundera, scusate. E niente ragazzi, mancano, ne mancano un sacco, però più o meno quelli più eclatanti secondo me li abbiamo detti. E questo è quanto. Mm, volevate il mio commento e il mio commento l'avete ricevuto. Eh, abbiamo capito che non l'hanno fatto per cattiveria o perché sono scemi, ma semplicemente perché l'obiettivo era un altro, non era quello dichiarato. No, no, mancano tombi, Irene, non te la sei dimenticata, ma anche non l'hanno messa. Cioè, stupori e tremori potevate metterlo, giusto per metterne uno, o l'igiene dell'assassino così rappresentativo Sandor Marai, io lo odio. <ride> Però, cioè, fra Sandor Marai e Sabo, tutta la vita Sabo sono tutti e due ungheresi, eh, però lo so che lo amate tutti, che è bravo, io le bracci lo reputo uno dei libri più banali e citofonati del mondo. Questo autore, che so essere molto famoso, eh, o comunque molto celebrato, di cui io non pronuncerò assolutamente il nome, per non offenderlo, Ecco, siete in tanti a citarlo. Io non ho letto nulla di questo autore, ma sono aperta ai suggerimenti. E niente, scusate, stavo dicendo che um, lo sappiamo, abbiamo fatto tutte le premesse dicendo che gli obiettivi, gli obiettivi erano la, altri, però noi per sport abbiamo commentato e abbiamo detto la nostra a Zarnafisi, però non è fiction, quindi ci sta che non ci sia. Eh, Nemirovski, ci sta. Sì, però il Signore degli Anelli, vecchiotto, vecchiotto, eh? Cioè, non è che possiamo mettere da questo punto il ciclo arturiano, cioè... Scherzo, scherzo. No? Sapete che ho un po' di problemi con Tolkien? Secondo me, Omero ci stava. La bussola d'oro, ma ragazzi, ma, ma possiamo stare qua fino a domani mattina. Però almeno Harry Potter ce lo devono mettere. Dai, almeno Harry Potter, per quanto Jake Rowling sia uh, problematica di questi tempi. Poi, se ci dovete mettere un giallo, un thriller, quello che è, giustamente fate notare che Gillian Flynn meritava al posto di Bussi, no? <ride> I promessi sposi a inizio 2021. <ride> ma molto voi scherzate, ma a questo punto. Eh, lo so, Sandor Marai va letto in originale, ma a me è la storia che mi ha fatto schifo, quindi dubito che cambia qualcosa. Trust, io trust quasi quasi non metterei, però è un po' presto, di Diaz. È un po' presto, va valutato Diaz. Va valutato. Voglio vedere anche se scrive qualcos'altro, perché ragazzi, la verità è che eh, sono gli autori che diventano poi classici. Cioè, è difficile che eh, diventi classico un solo libro. È vero che di solito gli autori classici hanno un libro che fa la fortuna, però è anche vero che quello che ti rende veramente un autore rilevante per la critica, per il pubblico, per la stampa, poi anche la continuità. Eh, cioè eh, di solito non è che si, si studia soltanto un libro di un autore, si studia l'autore nel suo complesso. Eh, quindi la verità è che mh, per diventare un classico, e questo non è un discorso eh, banale, eh, devi non soltanto indovinare un libro, ma poi costruirti una carriera solida e eh, convincente. Manca, ma no, non ci credo, manca Pamuk. O... Oh, stavo per interrompere la trasmissione, ma in realtà volevo semplicemente interrompere la condivisione dello schermo. Comunque potevano mettere il mio nome rosso, strano che non ci sia. Ma io me lo ricordavo. Forse l'abbiamo saltato. Ma no, forse sapete che c'è? No, non c'è. Oh, ma non è che cambia. <ride> tipo, come alle scale piace cambiare. Perché io me lo ricordavo. Ma forse l'hanno cambiata. Boh. Va bene ragazzi, questo era il mio commentino. Eh, la mia controclassifica, un po' vi ho detto che questi erano i nomi che a me sinceramente lasciano sbigottita che non ci siano e per il resto non credo la farò perché io non sono proprio in grado di scegliere 100 libri. Eh, poi tra l'altro non, non, non mi sento a mio agio nel farlo perché letteratura contemporanea ne ho ancora di cereali sotto marca da mangiare prima di avere un qualche tipo di autorità, non mi sento confident chissà se arriverà la multa da 100.000 euro per il fatto che ho detto confident va bene ragazzi, io vi ringrazio tantissimo perché oggi eravate veramente tantissimi eh, adesso giustamente immagino che siete andando a cenare perché di solito la mia community di Twitch a quest'ora mi dice che va a magna e quindi immagino che siate ben diretti eh, vi auguro una buona serata buona domenica e buon inizio settimana Bacione, a voi la vostra mamma e ci vediamo alla prossima martedì con un nuovo video su YouTube. Ciao!